Luca Delisio, un ritorno a casa, una chiusura di un cerchio, direi. Ritorno con Giuliano Bursier. E a volte ritornano, quindi succedono anche ste robe qui. Sono passati sì 14 anni da quello che fu il tuo esordio con Calma e Sangue Freddo, un mercato musicale che negli anni è cambiato davvero tantissimo. Come mai hai scelto di ritornare, fra virgolette, alle origini? Prima di tutto sei un bastardo che ricordi che ciò sono passati 14 anni, anzi sono passati anche per te. Porca miseria, assolutamente. E poi perché tornare? Perché uno fa tante esperienze, cioè è bello girare, è bello andare, ma è bello anche poter tornare. Quando uno invece può solo andare e non può tornare a casa, diventa brutto. E quindi ho scritto questo giro delle canzoni che, quando ho pensato poi a una produzione, a un produttore, ho pensato che forse il guanto migliore, il calzino migliore me l'avrebbe potuto dare lui, e quindi sono tornato qui. In effetti comunque in 14 anni musicalmente è cambiato tutto, sono cambiati i suoni, è cambiato soprattutto l'approccio alla musica. Tu oggi come ti senti musicalmente parlando? Allora, prima di tutto penso che non è che ogni volta che ci sono dei cambiamenti, i cambiamenti vadano verso il positivo. Ci sono anche delle cose che quando le ascolti è meglio fare un passo indietro magari per tornare alla qualità che serve. Poi sì, sono cambiate tante cose, però dico, non è che vedo dei fenomeni in giro che dico mamma mia questo quanto è bravo, che figata, cioè una cosa. La musica forse nel tempo anche sarà stata anche la crisi economica, sarà stata un sacco di roba. Credo che la cultura si stia un po' abbassando, i ragazzi siano obbligati ad andare a scuola ma non ci vogliono andare a scuola, e quindi non so se tutto questo cambiamento ha portato a qualcosa di super positivo o di super negativo. Io penso che comunque sia, quando uno fa un pezzo deve essere anche obiettivo, non è che dice siccome va questo genere di musica allora io devo fare i pezzi in questa maniera qua per stare sul mercato. Ci sono dei pezzi che chiamano il piano, chiamano l'arco, chiamano, e quindi io ho pensato di fare questa mossa strategica, diciamo, se strategica poi lo vediamo dopo l'uscita. Beh, ma comunque rispetto anche a 14 anni fa, proprio torniamo indietro, torniamo a quel 2004, a quell'estate quando arrivò Calma e Sangue Freddo, obiettivamente era un pezzo estremamente innovativo nel testo ma soprattutto nell'arrangiamento e nel sound. Io ti ringrazio per questo, non me ne sono accorto, perché quando scrivo perché mi viene da scrivere, non so se questo pezzo poi è così innovativo o meno. Io mi ricordo solamente che comunque Calma e Sangue Freddo aveva un testo che parlava di qualcosa. Oggi invece sembra che escano delle canzoni che devono solo far saltellare sti ragazzetti senza dover pensare al testo. Il testo è una cosa che viene di, basta che te lo ricordi e salti. Allora io non ho mai scritto in questa maniera qua, ho scritto sempre perché avevo bisogno di lanciare dei messaggi, di dare dei messaggi, di comunicare con le persone che mi ascoltavano, e quindi cerco sempre di rimanere fedele alla mia politica, che dopo di politica si può parlare, no? È il mio modo di fare, di pensarla, e quindi è così. Beh, sai, comunque scrivere Marco uomo tutta l'aggressività ma non posso privarmi del nome che porto è anche una dichiarazione di intenti, anche un'accettazione dei propri limiti. Oggi non è così semplice accettare i propri limiti. Ma io sono tutto limiti, sono tutto difetti, sono poche le cose che potrei salvare, diciamo. Però sai, con questo Luca Delisio ci ho convissuto 40 anni, io sto guscio me lo tengo caro e curo, continuo così. Ci sta, anche perché comunque poi subito dopo Calma e Sangue Freddo arrivò Il mio amico vende il tè, una canzone in quel caso completamente diversa, la dimostrazione che Luca Delisio comunque ci ha sempre saputo fare, ci sapeva fare fin dall'inizio e soprattutto era in grado di cambiare pelle. Guarda, io non so, cambiare pelle sì, ma non so se questo saperci fare poi porta solo cose positive o cose negative. Questo voler essere a tutti i costi Luca Delisio, che è una cosa della quale non posso fare a meno, mi ha portato sì tante cose positive ma ha portato anche tante cose negative. Beh, ma se ci pensi, anche andare a Sanremo con un pezzo come Sparirò ci vuole coraggio. Allora, e quella è stata un'idea di Bursier, quella non è stata idea mia, io volevo andare con un altro pezzo, è stato lui. A me piace tantissimo Sparirò, anche a me, poi nel tempo mi sono abituato, ma quella l'ha scelta lui, io ne avrei portato un altro. Cosa avresti portato, per curiosità? Ne avrei portato un altro un po' più spaccona, sai, come mi piace fare un po' di casino, provocare qualcuno. Invece mi ho andato Sparirò, Contaci, quindi non saprai mai. Vabbè, non saprai mai se continua poi giù di lì così. Ma senti, ma secondo te quali sono stati i tre momenti chiave della tua carriera, parlando di momenti positivi e negativi? Ma sicuramente il primo momento, quando ho conosciuto Giuliano, sono venuto qui timoroso, pensando di trovare un gigante cattivo che doveva umiliarmi come avevano fatto tutti gli altri prima. Invece ci siamo guardati in faccia e abbiamo trovato un punto in comune, quindi da lì è partito tutto. Altro punto della mia carriera è quando me ne sono andato da Bursier,
questo divorzio, ma non forzato, consensuale, consensuale, capito? Così, diciamo, lui aveva le palle piene di me, io le palle piene di lui, quindi cioè, alla fine siamo andati in una sorta di vacanza. Ed è stato un momento cruciale perché avevo, sai, a volte la voglia di andare via, la voglia di fare un lungo viaggio, non è detto che dopo ti porti a fare un bellissimo viaggio o che il viaggio dopo ti consente di vedere tutti i panorami che avevi in testa di vedere, capito? Oppure per arrivare a vedere quel panorama là devi fare una strada terribile, ripida. E quindi anche quel momento là mi è servito nella carriera per capire oggi che cosa devo fare. Non è che sono diventato più cattivo, un po' più motherfucker, è solo che oggi forse potrei dare un consiglio ad un ragazzo che vuole iniziare a fare questo lavoro qua, mentre fino a 3-4 anni fa non mi sentivo ancora in grado di poterlo fare. Quindi queste piccole cose servono a cambiare un pochino l'essere umano, a smussare gli angoli che a 20 anni non sai neanche di avere. A 40 anni invece ti accorgi che li hai già smussati piano piano e ce li avevi questi angoli. E il terzo momento sarà quello che verrà, perché uno non può mai sapere che cosa può succedere nella vita, di positivo o di negativo, come abbiamo detto prima. E quindi ho iniziato a scrivere, ho cominciato, come ti ha detto prima Bossi, scusa se tieni gli occhiali, cioè come se uno si debba giustificare se un paio di occhiali, tu pure porti gli occhiali, capito? Dici, ma io dopo non ci vedo, neanche io stamattina ci vedevo. Allora, quando tu inizi a scrivere, quando c'hai 20 anni, 22 anni, ti devi per forza fidare, se vuoi iniziare a fare questo mestiere qua, ti devi un po' leccare il culo a qualcuno, devi stare zitto anche se vorresti parlare, ti devi fidare del produttore perché tu sei nessuno, non ne sai niente, non capisci niente, cose così. Oggi invece mi sto facendo un disco piano piano, a mano, con le cose che mi piace fare, anche se ho i tatuaggi, anche se mi piace andare a giocare ancora a calcio, in palestra, fare queste cose qua così, però credo che la mia indole non sia tanto quella poppettara delle hit estive. È finito quel periodo là, adesso è un momento in cui mi va, come ti dico, magari dico una canzone, di dare un consiglio a qualcuno e di non dover dimostrare per forza che sei uno spaccone, che se mi vieni di fronte troppo vicino al naso ti do una testata, cioè non è più, le cose le dico nella stessa maniera, però cercando anche argomenti differenti, così. La rabbia non passa mai, quella è innata, la grinta non passa mai, però cambia forse il modo di esprimersi. Prima abbiamo parlato anche di difetti, ma oggi qual è il miglior pregio di Luca Di Risio e il peggior difetto di Luca Di Risio? Il miglior pregio non lo riuscirò mai a scoprire, quello se dovessi un giorno avere un pregio, ditemelo voi, anzi avvertitemi. Forse saper scrivere canzoni. Ma magari. Il peggior difetto è forse che non riesco a farmi troppo scivolare le cose addosso, questo è uno dei più grandi difetti, cioè, che ho. Vedo persone che magari perdono un amico, così come magari perdono il cellulare, dopo 2 secondi si sclerano quel secondo lì e poi è passata, è come se non fosse successo niente. Io ci sto male, quindi dopo alla fine sotto qualche forma devo reagire, quindi magari a volte è una forma piacevole, tu dici, ah, vedi, però Dirisio è umano, anche lui certe volte diventa una bestia, un animale, quindi mi auguro che ci siano meno persone possibili intorno, magari non telecamere. Ecco, forse sarebbe il caso. Ma senti, prima hai parlato di consigli che daresti a chi vuole iniziare a fare musica, e quale sarebbe il consiglio oggi? Non è facile. Il primo consiglio è non fare musica, cioè non è il periodo giusto per fare musica, aspetta 2-3 anni, magari riniziano a fare musica, non sto scherzando. Il primo consiglio che puoi dare a una persona che vuole fare musica è guardati allo specchio e cantati una canzone da solo. Devi essere un pochino autocritico e dire sono capace o non sono capace. Ho un margine di miglioramento e quindi non guardate adesso, guardatemi un mese di tempo che miglioro. Oppure ragazzi lasciate perdere. Cioè. Perché la cosa che mi fa ridere spesso, l'altro giorno ne parlavo con Giuliano, e che guardi queste audizioni di X Factor, no, queste cose così, e ci sono le mamme dietro, vai, spacca, spacca tutto quanto, fanno così, ma quello non sa cantare il ragazzo, magari non ci voleva manco andare X Factor, voleva andare al parco giochi, perché l'hai portato lì? C'è questa smania di essere famosi, di dover apparire in televisione a tutti i costi, anche se non sai fare niente, quei 5 minuti, però sono andato a X Factor anche io, non... Cioè, la vita è bellissima perché uno può fare 250.000 cose, non vi accanite su un'idea che vi è balenata nel cervello una sera perché avete visto le cose di ragazzi, ci vado anche io, cioè, fare musica è una cosa che porta sì tante cose positive, ma è una sofferenza dietro terribile. Ci sono i sacrifici da fare, ci sono i momenti in cui non ti senti compreso, e sono terribili, cioè, quindi, non lo so fino a che punto vi convenga fare il musicista, ma soprattutto oggi, dove
La musica vera, quella suonata, quella delle mani su uno strumento. Quella del club anche. Quella del club, quella che del club con la gente che ti fuma il sigaro di fronte mentre suoni e canti, cioè che non ce ne sono più. Quella è musica. Era una figata. Ma quella è musica, quella è fare la gavetta e non essere compresi e prendersi delle porte in faccia, quello vuol dire musica. Però una miglior palestra. Se no, se tu vai lì, sì, ok, sei uscito, fai questa cosa qua, pensi di essere famosissimo, le fotografie con tutta la famiglia, dopo un mese ritorni, mi sentirei di un ridicolo, te lo giuro, mi mette un'angoscia sta cosa qua, pensare a un ragazzetto che prova una cosa del genere, che appunto gli direi, ma non lo fare. Cioè. Senti, tempistiche è ancora presto, quindi aspetteremo insieme un nuovo sole sorgere, come diceva qualcuno. Sì, tempistiche è sempre così, oggi ve l'ho detto, cioè, finché gira ancora sta roba in giro. Dico, mi mette la musica di questo periodo qua mi mette un po' a disagio. Perché? Perché è come quando tu sai un essere umano in mezzo a un branco di cinghiali, no? Che fai? Puoi essere più forte che vuoi, ma se ti circondano, se comunque sei in minoranza, cioè rischi che ti si mangiano. Dici, ma ti pare che un maiale selvatico possa mettere a me che ho il pollice opponibile e un cervello superdotato possa io, devi temere per forza, ti senti a disagio se non altro. Io in questo momento qua mi sento un po' a disagio. Poi ragazzi, si vedrà. Sarà quel che sarà. Sarà quel che sarà. Però è bello sapere che stai per tornare. Grazie, se Borsi me lo concede. Sempre se Borsi concede. Le tempistiche di Borsi sono strane, lo sapete. Lo sappiamo. Salutiamo All Music Italia. Saluto All Music Italia, sempre nel cuore, un bacio a tutti quanti, quelli che mi sopportano ancora. Ciao.